campionati sono appena cominciati e sono contento che si possa tornare alla normalità, alla quotidianità, anche se poi il nostro staff non si è mai fermato. I ragazzi hanno continuato ad allenarsi all'aperto anche quest'inverno, quindi anche se l'attività non si è mai fermata, guardiamo con molto interesse, siamo molto felici di vedere che in un anno così difficile finalmente stiamo vedendo la luce alla fine del tunnel e stiamo andando verso la normalità, che è molto importante per tutti i ragazzi della nostra società di pallacanestro. Ma viviamo da un anno una situazione molto complicata, lo sappiamo bene. Credo che il nostro obiettivo è quello di cercare di far distrarre i ragazzi dalla loro routine, che purtroppo in questi ultimi mesi è stata una routine fatta di dad scolastico, quindi stare a casa, di purtroppo non riuscire più a vivere le loro amicizie fuori anche dal contesto casa, scuola. Quindi il ritorno in palestra, seppur con mille limitazioni che sono necessarie perché è fondamentale fare tutto in sicurezza, credo che porti una ventata di positività, porti una ventata di normalità. Nel momento in cui ci siamo visti la prima volta quest'anno è stato bellissimo, perché abbiamo visto i sorrisi, nonostante le mascherine abbiamo visto questi sorrisi dei bambini. È fondamentale l'essere continuativi a livello di allenamenti, e infatti anche attraverso gli allenamenti online sulle piattaforme digitali comunque abbiamo cercato sempre di tenere i bambini sempre uniti come squadra. È sicuramente un anno particolare, siamo partiti con tanta speranza di tornare in palestra, poi ci sono state varie difficoltà con i vari stop agli allenamenti, nonostante tutto abbiamo proseguito la stagione invernale all'aperto e c'è stata piena adesione da parte delle ragazze che non vedevano l'ora di giocare a pallacanestro. Questo è stato molto molto positivo. La fortuna è stata quella di poter comunque lavorare con i ragazzi anche a contatto, in presenza, e questa è già un'ottima cosa che la società ha permesso di fare. Ecco, dico delle frasi che sono abbastanza banali, che in questo momento forse sono trite, ma ci credo molto. I ragazzi credo che venendo in palestra stiano riuscendo a ritrovare quei piccoli meccanismi, quella piccola routine che li aveva sempre accompagnati, e questo spero per loro sia l'inizio di una vita che riprende, quindi è un compito molto importante. Nonostante tutto, credo che lo sforzo di tutto lo staff tecnico e lo staff dirigenziale della Libertas, Moncalieri e PMS abbia dato i frutti. Credo che da parte dei genitori ci sia molta soddisfazione, stiamo proseguendo, i genitori hanno apprezzato gli sforzi che abbiamo fatto. Credo che questo porterà i suoi frutti anche quando riprenderemo normalmente le attività. Sono molto contento di avere qua oggi lo staff della Pallacanestro Moncalieri, tutti i ragazzi in questo posto, l'artiglieria, che arte, cultura e sport sono state fra le attività più colpite da questa pandemia. Quindi vederli qua oggi, scattare le fotografie e stare insieme in questo spazio, che è uno spazio dedicato all'arte e alla cultura, per me è molto importante. È di buon auspicio perché queste due grandi componenti della nostra vita quotidiana, che aiutano anche la salute e il benessere psicofisico, ripartano insieme e non si fermino mai più. Io credo che a qualsiasi livello, sia a livello giovanile, mini basket o anche senior, vedere i ragazzi in palestra oggi è ancora più bello degli anni scorsi, perché ti tirano fuori le loro emozioni e vedere anche soltanto un mezzo sorriso riempie il cuore. È una bellissima sensazione, cioè è il motivo per cui facciamo questo lavoro.